Au. Au. Ciao. 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 Che mi dite? Tutto a posto? Tutto a posto? Niente arrosto? Che mi raccontate, ragazzotti miei? Come va? Come sempre, a me fa piacere sapere come va la vostra vita. Certo, non sono uno stalker, però se mi lasciate un commentino qua sotto, ditemi come state, che state a fare durante questo periodo. Vabbè, vi ricordo una cosa molto due cose molto semplici. Prima cosa, lasciare like, cioè qui sotto, clicchi, il pollicione, questo qua, metti il pollicione e riclicchi questo bel lacchetto. Seconda cosa, in descrizione ci sono tutti i link che vi servono per seguirmi. C'ho delle forbici. Oggi dobbiamo andare a fare la top 11 della 14ª giornata della Serie A. Vi rendete conto che siamo già arrivati alla 14ª giornata della Serie A? È una roba fotonica, fotonica. E manca adesso l'ultima giornata, che sarebbe la 15ª, per concludere la prima parte del campionato. Questa qui è la mia top 11. Ci sono una serie di giocatori importanti. Come sempre, cerco sempre di citare i più importanti. Peraltro, ci metto sempre sotto le citazioni di quei giocatori che mi sono piaciuti. E i flop. Il flop, dopo lo vedrete, sono stato forse un po' troppo cattivo, però è così, questo giocatore non mi convince più da ormai da tanto tempo. Io inizierei subito da questa top, partendo dal portiere. Io già l'avevo detto quando la Cremonese aveva pareggiato contro l'Atalanta. Io ho detto, sì, vabbè, magari Moscesi mi pare 10 rigori, magari Meret fa delle parate decisive, ma io questa settimana in top 11 come portiere ci metto carne secca. Già, ve l'avevo promesso e così ho fatto. Che cazzarola di portiere che è! Che cazzarola di portiere che è! È stato infortunato, ed è ritornato 2-3 settimane fa, sta in una forma eclatante. Ripeto, vabbè, il Milan non avrà giocato una grande partita, però quando è stato chiamato a parare ha sempre parato. E questa è la cosa fondamentale. Io mi ricordo la parata sul colpo di testa di Thiago, altre parate non me le ricordo su Messias, non mi è dispiaciuto per niente. Anzi, se non sbaglio come voto gli ho messo 8, forse è pure poco, perché un portiere che salva e fa pareggiare la tua squadra meriterebbe anche un bel 9, ma io gli ho messo 8. Quindi in porta Marco Carnesecchi, che convince insieme alla Cremonese. Perché la Cremonese, io lo ripeto da inizio campionato, è una buonissima squadra con dei validissimi giocatori. Vi faccio un paragone: il Venezia era una squadra infondata, una squadra che non è passata su nessuno, una squadra scarsa potremmo dire. La Cremonese non è una squadra scarsa, perché ha giocatori forti come De Sers, come Okereke, c'ha una buona difesa, c'ha un grandissimo giocatore come Sernicola, un grandissimo vecchio, lo chiamo vecchio, Pagliata, un grandissimo portiere. Alla Cremo gli manca il gol, gli manca qualcuno che la butta in porta, perché questi possono pure continuare a pareggiare fino alla fine del campionato. Devono fare i punti. Sapete bene che a me la Cremonese piace tanto come squadra, lo dissi già inizio campionato, quindi la vorrei in salvezza insieme a Lecce. Mi ricollego al discorso Lecce e come difensore ci vado a mettere Baschirotto. Non posso non mettere Baschirotto. Sto mostro, se continua così, all'Europeo che c'è sta a marzo, secondo me viene convocato. Io già ve l'ho detto, per me il miglior difensore della Serie A è Smalling, perché non sbaglia mai la prestazione. Dopo di lui c'è sta Kim e qualcun altro, ma Baschirotto è uno dei più forti. Voi adesso come direte, Simo, vabbè, Baschirotto è quest'anno che gioca in Serie A, ma lo vedete quanto strapotere fisico c'ha? Ma lo vedete che riesce a fare pure gol di testa come Smalling? Ha fatto il gol contro l'Atalanta, Può sembrare un gol banale? No, non è un gol banale, perché quello, normale attaccante, non l'avrebbe fatto. Baschirotto, molto fisico, molto tecnico, è bravo e te la mette in porta, ovviamente. Quindi la citazione la metto in top 11, fortissimo, è un fenomeno, ragazzi. Lo vorrei convocato nazionale. Io, non so Mancini se la pensa come me. Altro difensore è Aiwu, della Cremonese. Mi sembra un difensore forte, uno che sa difendere, ma soprattutto, secondo me, è l'anima della difesa.
Perché la Cremo ha una buonissima difesa, ma lui è proprio quello che la tiene nella baracca in difesa sempre attiva, accesa, difende sempre molto bene. Quando è entrato Leao contro il Milan, non gli ha concesso lo spazio. Punte non fallo passare, gli ha fatto fallo. Mi piace questo atteggiamento di Aivo. Quindi lo mettiamo in top. Altro giocatore della Lazio. Ci potevo mettere Ismaili, che ha fatto una prossima prestazione contro il Napoli. Potevo metterci qualche altro giocatore, potevo metterci Skriniar, potevo metterci Acerbi, ma ci metto Casale. Casale, un processo di crescita importante. L'anno scorso con Verona ha fatto una buonissima stagione e quest'anno, bravo con Romagnoli. So sicuro che Romagnoli l'ha guidato, lo sta guidando in questo percorso e sta sostituendo alla perfezione, ripeto, alla perfezione Patrick. Forse sta giocando pure meglio di Patrick. Bravo Casale, veramente. Andiamo a centrocampo e mo voi direte, Simo, tu sei interista e mo ci metti tutti gli interisti. Come faccio a non mettere Çalhanoğlu? Ha fatto un assist e ha fatto un gol. Non ci stanno tantissimi centrocampisti in Serie A che nella stessa partita gli fanno un gol e un assist. Gol, vabbè, sul calcio di rigore. Molte persone ripetono che Çalhanoğlu dovrebbe battere sempre i calci di rigore. Quando ci sta Lukaku è imprescindibile, deve battere i calci di rigore perché Lukaku li si abbatte. Ok? Ma quando non ci sta, facciamogli battere sempre a Çalhanoğlu, perché Lautaro una volta ti può andare bene, sì, una volta ti può andare male. Io mi ricordo tanti rigori che ha sbagliato, Ad esempio quello contro l'Udinese, che prende palo, poi per fortuna ha fatto la spizzata di testa, e già l'ha messo dentro la porta, però tanti rigori sbagliati. Quindi se non c'è Lukaku, i rigori facciamo battere a Çalhanoğlu, che non ha mai sbagliato uno Çalhanoğlu del rigore. L'ha sempre azzeccati perfettamente, spiazzando sempre il portiere. Quindi lo mettiamo in top. Oh, altro centrocampista, Zielinski. Zielinski quando gioca fa il fenomeno, quando non gioca entra la panchina fa ancora meglio. Fortissimo. Cioè Zielinski, per quello che vale 40 milioni, è poco. Pellegrini vale più di lui. Non so se sia più forte Pellegrini o Zielinski, secondo me è meglio Pellegrini, però ci potremmo eguagliare a quella cifra, potremmo arrivare tra 45 milioni e 50 milioni. Sarà l'età che ha 28 anni, ma Zielinski è ancora forte. È un giocatore che quando entra ti mette gli assist. Quando è entrato lui, Napoli ha vinto la partita, Quindi non posso non metterlo. Altro giocatore, Di Marco. E voi direte, Simo, ma tu, mannaggia, ma ci metti solo interisti, ci metti soltanto quelli dell'Inter? Ma se l'Inter ha giocato una buonissima partita contro il Bologna, come faccio a non metterceli? Scusatemi, Di Marco. Di Marco... forte. Di Marco è un giocatore, quando l'Inter nel mesetto e mezzo in cui ha fatto cagare, lui in qualcuna di queste partite è stato meglio di altri, ok? In alcune di queste partite ci ha messo il cuore, l'anima, okay? Perché lui c'ha un piede sinistro, non so, io credo che sia uno dei migliori nel mondo, in Europa, quello che vi pare, ma è fortissimo con questo piede sinistro. Sì, magari non è uno che punta, che dribbla, in realtà sta migliorando queste cose. Vedete che sta migliorando sul dribblare, sulla velocità. È aumentato anche molto sulla velocità. Scende verso il basso, mette i cross, sempre più e perfetti. Poi, i giocatori devono essere bravi in zaccalli, però Di Marco è un fattore per l'Inter, è un fattore. Ha fatto un gol, il secondo gol che ha fatto è un gol strepitoso, stop a seguire e poi riesce a zaccare dentro la porta, un tiro a gire, più o meno, dai. E poi sul calcio di punizione, sì, lì è un errore del Bologna perché Skorupski non si butta, si è buttato male e la difesa si è staccata, però anche lì ha fatto un bellissimo gol. Quindi andiamo a mettere Di Marco. L'altro giocatore, scusatemi, ce l'ho adattato perché in attacco già c'è un giocatore pieno, ci ho messo Laurenté. Lo dovevi mettere come ala destra, ma l'ho dovuto mettere come esterno sinistro. Lasciate perdere. Esterno destro, scusate. Laurenté, che fa vincere la partita al Sassuolo. Scusate, non è che vince, il Sassuolo pareggia. Ma chi è che manda sulla porta Pinamonti? Laurenté. Nell'arco di tutta la partita ha fatto stop perfetti, cross bellissimi. Il Sassuolo azzecca sempre.
il Sassuolo azzecca sempre, se compra sempre giocatori fortissimi. Oh, questi sono proprio bravi a prendersi i giocatori. Benissimo, centrocampo finito. Allora, andiamo sull'attaccante centrale, che è Dzeko. Potevo metterci Lautaro, potevo metterci qualche un altro, potevo metterci Abram, potevo metterci tanti Vlasic, Radonic. Ho messo Dzeko. Dzeko 36 anni, e le pagelle che ho fatto, lui ha fatto un gol, ha fatto un assist, si è preso il calcio di rigore e ha fatto ha preso un palo, ha preso una traversa. Gli ho messo 9. Quanto è forte Dzeko ancora. Quanto cap, però è forte Dzeko. Speriamo di averci per tanto, Lozano. Non lo devo mettere per forza. Sapete bene perché l'ho messo. Fa vincere la partita a Napoli. Fa un. Certo, il rigore che ha battuto è un po' buco goloso, no? Perché il portiere di Gari gli aveva quasi parata. Però, perlomeno l'ha inzaccata dentro la porta. Grazie a lui c'è il secondo gol del Napoli. L'altro è Romero. Sto contentissimo. Per Romero sto contentissimo. Se lo meritava il gol. Grandi sofferenze. Io mi ricordo il cartellino rosso che ha preso l'ultima partita contro il Feyenoord. E tanti problemi. Non aveva mai segnato. C'era sempre arrivato vicino il gol. E questa volta ha fatto il fallo step in più. Di Gregorio sbaglia. Però lui da zacca. Quella è la cosa positivissima. Quindi lo mettiamo in top. Citazioni. I due attaccanti che sono Lautaro e Abram. Abram che speriamo che sia in ripresa, perché ha sofferto tanto, ci ha avuto tanti problemi. Mo l'unica cosa a cui penso, ma se muore Donato Abram e Zanetti inizia a giocare male, sarebbe brutta sta cosa. Lautaro ce lo devo mettere, mi sarebbe piaciuto mettere un doppio, ma non ci sono riuscito. Fa un gol bello, un gol bellissimo. Ah, mi stavo ricordando, su Dzeko. Ma il gol che aveva fatto, ma voi l'avete visto il gol che ha fatto Dzeko? Quel gol lo sa fa solo Dzeko. Lo sa fa Dzeko e pochi altri. Dzeko e pochi altri. Ripeto, Dzeko e pochi altri. Lautaro e Abraham. Portiere, come citazione ci metto Meret. Perché Meret, quando deve parare, para sempre. L'Empoli l'ha utilizzato due volte. Meret ha fatto le sue parate normali e semplici. Comunque l'ha fatta, e questa è una cosa positiva. Sempre sicuro e tranquillo. Quest'anno è migliorato tantissimo. E i due altri giocatori che ho messo sono Vlasic e Radonic. Sono due giocatori che hanno delle caratteristiche simili. Fanno uno un gol. Radonic fa il gol e Vlasic fa l'altro. Se non sbaglio, Vlasic gli ha fatto l'assist. Oppure Radonic ha fatto l'assist a Vlasic. Non mi ricordo. Però segnano doppiette contro la Sampdoria. Sono giocatori che quando stanno bene fanno la differenza. E se vede. Andiamo sul flop. Potrei metterci la Roma. No, non ci metto la Roma. Perché se la Roma ha perso non è colpa della Roma. La Roma ha perso a casa di Gasdorp. Tu Gasdorp, quegli errori l'hai fatta tantissime volte. Contro Udinese non marchi bene. In Conference League che sbagli sempre. In Europa League che sbagli sempre. E oggi Mourinho ti ha fatto entrare. C'hai un semplice compito, quello di difendere bene. È ripartito pure bene, con qualche intervento difensivo buono, o qualche buona ripartenza. E lì hai fatto la cappella. Quando il Sassuolo ha fatto gol, tu hai fatto la cappella. Tu devi vedere l'uomo, non puoi non andare in marcatura. Capisci questo discorso? L'hai fatto tante volte. L'altra volta la Roma gli è successa a casa dei Bagnets, questa volta a casa di te. E a casa di te, queste cose sono successe tante volte. Non si può permettere queste cose. È un avvertimento, sai come ti pare, io te lo dico. Mourinho t'ha spento. Ha invitato da andare da un'altra squadra, c'ha pure ragione, perché ogni tanto se la Roma riesce a vincere, bisogna dire che se la Roma vince, se tu gli fai perdere le partite non è facile. La Roma non ha perso, pareggiato, però quella lì, se facevi entrare Vigna, la partita era blindata, era chiusa sull'1-0, ok? Beh, questa è la mia doppia 11. Ovviamente, ripeto, ovviamente, fatemi sapere anche la vostra qui sotto nei commenti. Ciao, belli.